lezione che tengo alla Università Lux. Oggi, come saprete, parlerò del Buonasera, oggi parlerò dell'argomento della guerra. È un argomento che insieme alla politica ho trattato anche nel libro La scelta e il destino alla luce delle esperienze oltremondane. Il libro cui faccio riferimento è questo. E penso che sia bene affrontare questo problema perché purtroppo è un problema di grande attualità. Un attimo che metto gli auricolari, che così forse mi sentite meglio. Il sonoro forse è un po' migliorato. Ok. Allora, quindi affronteremo questo problema cercando di come dire, analizzarlo con calma. Aspetta, vedo che mi arriva una comunicazione da parte della regia su questo. Ok, allora cercheremo di analizzarlo con un minimo di accuratezza e di vedere i vari aspetti, o almeno alcuni dei vari aspetti che lo caratterizzano. Quindi il tema dell'etica nei confronti della guerra. Ora, quello che possiamo dire è partire proprio da una pagina del mio libro che tratta di una distinzione etica molto importante, cioè della differenza stabilita da Max Weber tra etica della convinzione o dell'intenzione ed etica della responsabilità. Che cosa significa etica della convinzione? Etica della convinzione significa una valutazione delle nostre azioni che noi facciamo sulla base del fine che andiamo a perseguire. Quindi un'etica che riconosce, che giustifica le nostre azioni alla luce di un fine che noi consideriamo buono. Ecco perché è un'etica della convinzione, dell'intenzione, ho detto anche etica dei principi. L'etica della responsabilità, invece, è un'etica diversa. È un'etica che prende per oggetto che consiste nella valutazione delle conseguenze che nascono a seguito della nostra azione. Per essere più chiaro, secondo l'etica delle intenzioni, delle convinzioni, se io mi propongo un'azione il cui fine è buono, e da questa azione nascono delle conseguenze negative, cattive, io non mi considero responsabile di questo tipo di conseguenze. Ciò che diciamo, costituisce la base della valutazione etica è la bontà delle mie intenzioni, è la bontà delle mie convinzioni o dei miei principi morali. Invece l'etica della responsabilità ci spinge a considerarci responsabili delle conseguenze negative che possono nascere da intenzioni buone. Quindi, come vedete, è una chiave di lettura diversa. Nonostante la differenza fra queste due etiche non sono alternative l'una all'altra. Anzi, lo
Lo stesso Max Weber afferma che l'ideale è quando entrambe convivono nella stessa persona. Sostanzialmente, l'ideale è quando noi ci proponiamo delle intenzioni buone dal punto di vista sociale, politico, e al tempo stesso però ci preoccupiamo anche, siamo attenti, ci sentiamo responsabili delle conseguenze negative che potrebbero nascere dal perseguimento di questi scopi. Naturalmente, il senso di responsabilità si fa carico delle conseguenze negative prevedibili, perché se una conseguenza è del tutto imprevedibile, allora ciò ci esime da un senso di responsabilità. Ma la previsione delle conseguenze negative, laddove è possibile, è a carico nostro e quindi è qualcosa di cui siamo responsabili. Quindi allora, questo che significa? Significa da un lato che se io prevedo che possano esserci conseguenze molto negative e comunque le ignoro, sono responsabile di queste eventuali conseguenze negative, anche se non le ho provocate direttamente io. Questo è un dato molto importante. Oppure, se io non mi preoccupo di prevedere le eventuali conseguenze negative e svolgo un'azione finalizzata al bene, poi sono responsabile di non averle previste e quindi sono responsabile del loro accadere. Anche, ripeto, se queste conseguenze negative non dipendono direttamente dalla mia azione, ma nascono a seguito della mia azione. Quindi sono mediate dalla mia azione che di per sé è volta al bene, a un bene sociale, per esempio. Ora, questo tipo di discorso etico è un discorso, a mio parere, fondamentale. Generalmente, i discorsi, diciamo anche i discorsi politici, tengono poco conto dell'etica della responsabilità, no? E questo si capisce perché l'etica della responsabilità è un'etica che ci spinge a essere molto più accorti, molto più riflessivi e più prudenti nelle decisioni che prendiamo. Tutte qualità che generalmente non appartengono ai politici. Ora, perché nel mio libro faccio questo discorso delle due etiche che dovrebbero incontrarsi e concorrere insieme alle scelte politiche e quindi anche alle posizioni che si prendono sulla guerra e quindi anche eventualmente alla scelta di fare o non fare la guerra, ora lo vedremo più da vicino. Perché il libro si basa sui valori che noi con cui possiamo confrontarci più da vicino, che possiamo in qualche modo vedere, dell'amore e della conoscenza, che possiamo vedere, intuire, cui possiamo avvicinarci proprio grazie alle esperienze oltremondane. E chiaramente l'amore e la conoscenza sono alla base anche di queste due etiche di cui io vi sto parlando. Perché è chiaro che quando parliamo di politica e quando parliamo di giudizi sulla guerra, dovremmo essere animati da un sentimento di amore verso il prossimo. E al tempo stesso però è importante anche la conoscenza, perché la conoscenza ci permette di inquadrare il contesto in cui una guerra può nascere e quindi le cause della situazione presente, le prospettive future. Anche negli ultimi tempi abbiamo visto come non è così facile considerare come non è così facile considerare quello che accade in una guerra, no?
considerando al tempo stesso ciò che ha preceduto quella guerra e quindi le cause di quella guerra. Ed è chiaro che questo tipo di, diciamo, di valutazioni sulla guerra non possono prescindere né dalle cause né dalle prospettive di futuro che quella guerra apre. Cioè dobbiamo vedere il passato e dobbiamo vedere il futuro, non soltanto fare la fotografia del presente. Provo a togliermi gli auricolari perché forse mi si sente meglio e poi vediamo, avrò qualche feedback in proposito e mi regolerò di conseguenza. Allora, spero che ora voi mi sentiate meglio e continuo il mio discorso. Allora, quindi abbiamo visto che i valori dell'amore e della conoscenza, che come sa chi mi segue, emergono con molta chiarezza dalle esperienze di premorte, ma anche dalle esperienze di IADC, cioè di Induced After Death Communication, questi valori dell'amore e della conoscenza ci spingono a farci carico in modo diciamo fa farci carico non soltanto di coloro che ci sono vicini, ma ci spingono a farci carico anche dell'intera società. Diciamo che è come un farsi carico a cerchi concentrici, no? Così per esempio, parlavano gli stoici, farsi carico di se stessi, farsi carico dei propri intimi, della propria famiglia, farsi carico dei propri parenti, farsi carico della propria nazione, farsi carico dell'umanità. Io aggiungo anche farsi carico degli animali. Quindi, siccome l'amore va inteso come qualche cosa non, qualche cosa di molto concreto, cioè che deve incarnarsi in scelte fattive per gli altri. Noi in italiano abbiamo una bella espressione, no? Che dice io ti voglio bene, che sta a significare io voglio il tuo bene, io perseguo il tuo bene. Se io non perseguo il tuo bene, che tipo di amore è? Però io posso anche dire che voglio bene al mio prossimo, laddove però il mio prossimo non necessariamente deve essere quello che fisicamente mi sta accanto, no? Quindi il mio prossimo può anche comprendere la mia nazione, può comprendere l'umanità. Tra l'altro, lo stesso stoicismo aveva una posizione politica cosmopolita, cosmopolitista. Quindi una posizione internazionalista, diremmo oggi. Quindi il discorso dell'amore è bene che si incarni anche in posizioni e scelte politiche. Non deve essere qualche cosa che, come dire, che appartiene, così, ad anime, che coltivano il sentimentalismo. Deve essere qualche cosa che poi si traduce in scelte fatte concretamente per gli altri, sia coloro che ci sono più vicini, ma anche coloro che ci sono più lontani. Ora, fatta questa premessa, cominciamo a parlare più da vicino della guerra. Ora, una guerra può essere fatta per cattive intenzioni, no? Esistono, per esempio, guerre imperialiste. In tutta la storia dell'umanità abbiamo visto innumerevoli, no, guerre imperialiste, no? Cioè che tendono a dominare, a soggettare altri popoli e a sfruttarli. Non sono nemmeno da prendere in considerazione per noi, come dire, la nostra etica ovviamente come dire, ci spinge a non prendere nemmeno come una chance, no? Come dire, una chance da poter seguire. Ci sono addirittura le guerre di pulizia etnica, idem. E in quei casi la scelta è facile, diciamo di no. Però esistono situazioni che non sono così semplici, così chiare. E vediamo quali sono.
Allora, noi, un primo caso è quello in cui noi possiamo avere una buona intenzione senza conseguenze negative, senza conseguenze negative particolarmente gravi, catastrofiche, perché chiaramente le conseguenze negative in una guerra sono all'ordine del giorno. L'intenzione buona qual è? È quella ovviamente di una guerra difensiva, della guerra che fa un popolo per difendere la propria indipendenza, la propria qualità della vita, la propria dignità. Un esempio, che vorrei fare un esempio per ognuno di questi casi, è la guerra che i greci fecero contro i persiani. Serse voleva dominare la Grecia e i greci, sia a Maratona che a Salamina, riuscirono a distruggere l'esercito, la flotta persiana e riuscirono a farlo senza gravi conseguenze a loro carico, senza che ci fosse una, come dire, situazione catastrofica che li penalizzasse, che si abbattesse su di loro. Questo è un esempio di una guerra animata da una convinzione, da un'intenzione buona, positiva, e al tempo stesso che si è attuata anche con una sorta di etica della responsabilità, perché questa guerra non è, diciamo, costata agli ateniesi e agli altri greci un prezzo che avrebbe potuto portare a dire era meglio non farla. Oltre a questo tipo di esempio, questo è un esempio di guerra accettata con motivazioni buone. Oltre a questo esempio, abbiamo anche un altro esempio. Questo altro esempio è di una guerra che invece viene rifiutata. Vediamo se mi dicono che sono sempre. Mi dicono che il sonoro non sembra particolarmente buono. Allora, una guerra che avrebbe le migliori intenzioni per essere perseguita, cioè una guerra difensiva, una guerra che mira a mantenere la propria indipendenza, la propria dignità e via dicendo, però può essere rifiutata per un'etica della responsabilità. Perché? Perché la sproporzione di forze è talmente grande che fare la guerra porterebbe a inutili spargimenti di sangue, se non addirittura alla catastrofe della persona. Qual è un esempio di questo tipo di guerra rifiutata? È quello della Danimarca quando venne invasa durante la Seconda Guerra Mondiale dal Terzo Reich, dai tedeschi. Quando i tedeschi invasero la Danimarca, che evidentemente non aveva nessuna forza per opporsi effettivamente all'esercito tedesco, accettò di essere invasa senza combattere. Fu una scelta non vile, ma una scelta intelligente, saggia, perché qualsiasi resistenza, per quanto eroica potesse essere, avrebbe avuto come conseguenza soltanto la morte inutile di tanti danesi. Quindi questa scelta del popolo danese, del governo danese, che ebbe un ultimatum proprio di ore in cui i tedeschi intimavano di arrendersi, fu una scelta molto saggia, ispirata naturalmente non a un principio, diciamo, non a un'etica dei principi, perché ovviamente per principio avrebbe dovuto dire di no all'occupazione tedesca, ma un'etica della responsabilità.
adesso non è il momento di opporre resistenza armata ai tedeschi, perché ci spazzerebbero via. Ora, non è stato sempre così. Esistono delle guerre che invece non hanno tenuto conto di un'etica della responsabilità, per quanto l'intenzione fosse buona. Prendiamo un altro esempio dell'antichità. Prima abbiamo detto che la guerra che hanno fatto i greci per opporsi ai persiani non fa una piega, perché i greci riuscirono nettamente vittoriosi, pagando un prezzo socialmente non troppo elevato e combattendo per una causa giusta. Ora passiamo dai greci al popolo ebraico durante l'occupazione romana. Allora, gli ebrei fecero tre guerre contro l'occupazione romana, le cosiddette guerre giudaiche. La prima guerra giudaica ci è stata raccontata da un ebreo romanizzato che è Flavio Giuseppe, ed era la guerra che ci fu nel 70 d.C. Quindi parliamo di una quarantina di anni dopo diciamo, la presenza di Gesù, guerra che si svolse al tempo dell'imperatore Vespasiano e condotta dal figlio Tito. Ora, voi sapete che nel 70 d.C. l'impero romano era al culmine della sua potenza, quindi governava tutte quante le regioni del Mediterraneo e non solo. Nel 70 d.C. dei gruppi di diciamo dei gruppi delle fazioni di ebrei cominciarono, perché non tutti, ma dei gruppi di ebrei armati presero diciamo la direzione e iniziarono questa guerra di liberazione contro i romani. Era evidentemente una guerra giusta dal punto di vista dei principi, delle intenzioni, ma era un'idea, era una guerra che andava assolutamente condannata dal punto di vista di un'etica della responsabilità. Tant'è vero che portò alla totale rovina di Israele, perché i romani, dopo 3 anni di guerra, distrussero tutta quanta Gerusalemme, distrussero il Tempio, distrussero le mura, quindi tutto. E poi ci fu la diaspora, cominciò la diaspora. Quindi fu una guerra rovinosa. Ecco, qui è interessante notare che questo tentativo del popolo ebraico di liberarsi del popolo romano avvenne con una sorta di fanatismo, ispirato proprio dalla religione, ispirato dall'idea del Messia che ti libera, però non il Messia inteso in senso cristiano, ma il Messia che ti libera in senso proprio militare e politico di chi ti opprime e riporta Israele alle grandi glorie. Ecco, questa, diciamo, velleitaria questa intenzione, nonostante fosse buona nel senso che perseguiva la libertà politica del popolo di Israele, era velleitaria e si è rivelata catastrofica, no? Per il popolo israeliano. Quindi in questo caso abbiamo un esempio molto evidente di una guerra fatta con intenzioni buone, ma al tempo stesso con conseguenze catastrofiche e rovinose che non ha tenuto conto di un'etica della responsabilità. C'erano a quel tempo gli ebrei responsabili che dicevano: guardate, non facciamo cose assurde, ma vennero combattuti da chi poi prevalse nel loro schieramento. E ora facciamo un esempio di una guerra che avrebbe dovuto essere portata avanti perché aveva le migliori intenzioni e che invece fu una guerra mancata, non venne condotta. E qui l'etica della responsabilità gioca al contrario, cioè se si fosse stati più responsabili
si sarebbe fatta questa guerra, perché questa guerra avrebbe evitato una catastrofe che è stata la più grande catastrofe bellica che mai sia accaduta nella storia dell'umanità. A che cosa mi sto riferendo? Mi sto riferendo a un episodio che è poco conosciuto, direi quasi per niente, ma è un episodio reale e documentato, ed è che è il seguente. Quando Hitler andò al potere nel 1933, il capo della Polonia, che era un altro dittatore come Hitler, anche se diciamo, poi diverso nel modo di essere, che era il Pilsudski, prevedendo che una Germania in mano a Hitler avrebbe potuto attaccare la Polonia, propose ai francesi un attacco congiunto da est, ovvero da parte dei polacchi, e da ovest, da parte dei francesi, alla Germania, cioè nel 1933. Perché propose questo attacco? Lo propose perché la Germania nel 1933 ancora penava le condizioni di Versailles, quindi della fine della Prima Guerra Mondiale, e queste condizioni avevano stabilito, tra le altre cose, che la Germania potesse avere un esercito di soli 100.000 uomini, che non era un esercito particolarmente grande, e un esercito, tra l'altro, che non poteva, per esempio, che non poteva avere nemmeno anche tutti gli armamenti necessari per poter diventare un esercito pericoloso. Quindi attaccare la Germania nel 1933 era una cosa fattibile. Fattibile dalla Polonia e dalla Francia insieme, no? La Germania attaccata su due fronti probabilmente sarebbe crollata, il nazionalsocialismo sarebbe stato represso, e poi non sappiamo bene quali sarebbero stati gli sviluppi, ma sicuramente si sarebbero riaperti i giochi, no? Perché quando Hitler andò al potere non aveva ancora, realizzato pienamente tutto quanto quello che lui voleva, e tantomeno una potenza militare che poi nel 38 già era diventata la potenza militare maggiore in Europa. Ecco, in questo caso dobbiamo dire che per senso di responsabilità era necessario fare una guerra. La guerra è chiaro che come dire, è qualche cosa che tutti quanti non vorremmo fare, però la responsabilità ci può far scegliere anche di fare una guerra quando questa guerra è necessaria per evitare, come è stato in questo caso, una non soltanto a una nazione di essere invasa, che tanto già basterebbe, ma di evitare una catastrofe più generale. Voi sapete che durante la Seconda Guerra Mondiale ci sono stati circa 55 milioni di morti. 55 milioni di morti. Una guerra fatta nel 1933 avrebbe sicuramente avuto dei morti, ma avrebbe evitato tutta quella catastrofe che c'è stata dopo, con tutte quante le conseguenze. Compreso poi, tra l'altro, lo sterminio degli ebrei che venne messo in atto. Quindi vedete che quando noi analizziamo anche la guerra, è bene applicare i due principi, quello della convinzione e quello della, le due etiche, della convinzione e della responsabilità, perché ci possono guidare a, come dire, prendere le decisioni più oculate, e anche a esprimere valutazioni più accurate, più attendibili, più sagge, sulle guerre che vediamo scoppiare, sulle guerre che possono anche essere guerre in corso, ora ci torniamo. Ora, però, dobbiamo chiarire una cosa. Quando parliamo di guerra animata da buone intenzioni, dobbiamo ricordarci che le buone intenzioni possono essere fuorviate, no? Io vi dico soltanto due cose che possono chiarire meglio questa cosa. Anzitutto, spesso
Le buone intenzioni sono proposte dai governanti al proprio popolo attraverso la propaganda. Quindi dobbiamo stare attenti a mantenere la nostra capacità di giudizio e di critica, perché chiaramente ogni governo che va in guerra tende a dire, al di là poi dell'obiettività delle cose, al di là dell'oggettività delle cose, tende a dire che il futuro nemico è rappresentato da uno Stato che vuole dominare, da uno Stato che è pericoloso, no? Si tende a mettere paura al proprio popolo anche quando questo non è vero. Questo, per esempio, lo fecero i nazisti tedeschi per convincere i tedeschi a fare la guerra. La propaganda, tra l'altro, diceva Goering, si basa sulla ripetizione. Goering diceva: se si dice una bugia 1.000 volte diventa una verità, no? Alla fine diventa una cosa ovvia, anche se è una cosa assurda. Quindi la propaganda tende a farci credere che ci sono buone intenzioni laddove non ci sono. Quindi questo però non ci esime dalla nostra responsabilità, cioè noi non dobbiamo troppo facilmente dire va bene, sono stato fuorviato dalla propaganda, perché io posso fare qualcosa di quello che la propaganda mi dice, tanto più quando la propaganda mi parla di guerra, mi vuole convincere che una guerra è giusta. L'opinione deve essere mia, personale, la posso discutere con gli altri, posso leggere, informarmi, ma io debbo farmi una mia opinione, non mi posso lasciar guidare come una pecora dal pastore che mi porta dove vuole lui. In questo caso un cattivo pastore, non un buon pastore. Poi c'è un'altra cosa importante. Io ho detto, una guerra difensiva è una guerra che per definizione, no, ci appare come una guerra almeno animata, che può essere animata da un'etica della convinzione, un'etica della giusta, di un giusto scopo, no? Mi difendo da un aggressore. Però attenzione, perché non sempre le cose sono chiare, lapalissiane, come potremmo sperare che fossero. A volte i problemi sono più complicati. Cosa voglio dire? Esiste anche la guerra preventiva. In tutta la storia dell'umanità sono esistite delle guerre preventive. A volte lo stesso concetto di guerra preventiva è frutto della propaganda. Quindi si fa credere che un altro Stato è in procinto di attaccarci, questo non è vero e serve per giustificare l'aggressione dello Stato che fa propaganda. Ma altre volte si sono verificate guerre effettivamente difensive. Uno stesso generale americano, non molto tempo fa, ha detto che loro si stavano preparando per delle guerre preventive e precauzionali. C'era pure questa differenza, perché diceva la guerra preventiva si fa verso uno Stato che sta, che, in, la cui, il cui attacco nei tuoi confronti è imminente. La guerra precauzionale si fa verso uno Stato che non sta per attaccarti, ma che, avendo il tempo e modo di farlo, poi sicuramente lo farà, o molto probabilmente lo farà. Quindi se ne parla apertamente, diciamo, tutte le superpotenze parlano di guerre preventive. Ora, la guerra preventiva, se vera, diventa una forma di difesa. Cioè, se io so che l'altro mi attaccherà o che l'altro mi può minacciare, che l'altro si può mettere in una condizione come di puntarmi la pistola alla tempia, cerco di liberarmi di questo tipo di situazione, no? Perché qualsiasi Stato, al di là che sia retto da una dittatura o da una democrazia, non ha, diciamo, interesse e desiderio di
vedersi, diciamo, sopraffare da un altro Stato. Da questo punto di vista dovremmo cominciare a vedere i rapporti tra gli Stati, indipendentemente dai regimi che li guidano, che siano regimi democratici, pseudodemocratici, autoritari, perché comunque ogni Stato vuole la sua indipendenza e vuole, diciamo, evitare di essere sopraffatto dagli altri. Questo lo fanno gli Stati dittatoriali, ma lo fanno anche gli Stati democratici. Ora, dovremmo quindi dare uno sguardo realistico ai rapporti fra gli Stati. Dovremmo sapere che gli Stati funzionano in un certo modo e che le superpotenze funzionano in un certo modo. Allora, se una superpotenza, teme che uno Stato diventi una, che uno Stato, teme che uno Stato si allei militarmente con un'altra superpotenza e quindi possa diventare un trampolino di lancio per dei missili lanciati contro di esso, quello Stato può decidere di fare una guerra preventiva. Ed è proprio quello che è successo nell'ultima guerra, quella ancora in corso, tra Ucraina e Russia. Quando noi valutiamo una guerra, questa guerra, e quindi arriviamo al presente e a quello che noi possiamo fare, non basta dire la Russia ha aggredito l'Ucraina, questo è ovvio, non, questo, come dire, questo è il dato di partenza. Dobbiamo vedere, come dicevo prima, quali sono le cause di questa guerra e quali sono gli sviluppi cui ha portato nel presente e nel futuro. Se noi non vediamo tutto, se noi ci rimettiamo una fotografia e non vediamo tutto il film, non capiamo niente, è come se voi accendete la televisione, guardate una scena di qualche secondo ed esprimete un giudizio su quello che sta accadendo, no? E casomai vedete qualcuno che sta sparando a un altro e dite quello è cattivo, però se aveste visto quello che succedeva prima, avreste potuto rendervi conto che quella casomai era una sorta di legittima difesa o che era un modo di preservarsi, no? Di garantire la propria vita. Quindi è importante vedere anche i fotogrammi che hanno preceduto quello che io vedo come una fotografia. Non posso giudicare una guerra da una fotografia. X attacca Y, perché non sono in grado di capire niente. Questo è molto importante. E allora, per capire meglio che cosa è successo anche tra Russia e Ucraina, dobbiamo quindi precisare e ricordare, ma molti di voi ormai saranno informati su questo, io cercherò di darvi qualche informazione in più rispetto a quella che girano, che qualche volta in televisione, perché le sette televisioni nazionali che abbiamo sono tutte quante, fanno un coro all'unisono, no? E solo qualche volta c'è qualche persona che cerca di dare una versione diversa, però diciamo, è estremamente prevalente, dominante la versione, diciamo, che la Russia è la cattiva, l'Ucraina è la buona e noi dobbiamo aiutare i buoni insieme agli americani. Ora, la prima cosa da dire è che, come già accennavo prima, una Ucraina che entra nella NATO significa un'Ucraina che entra in un'alleanza militare. È diverso entrare dalla NATO dall'entrare nell'Unione Europea, no? Anche se ora l'Unione Europea sembra anche un'unione militare da come, dagli ultimi sviluppi che ha preso, però l'Unione Europea tradizionalmente si è occupata di economia, si è occupata di trattati commerciali, si è occupata di leggi per la qualità dei prodotti, eccetera, eccetera. Ebbene, un conto è entrare nella NATO, un conto è entrare nell'Unione Europea. La NATO non è una ONG, cioè non è che la NATO non è Emergency, la NATO è un'organizzazione militare che quindi esiste per fare la guerra.
È chiaro che la NATO dice noi la guerra la facciamo a scopo difensivo. Questo è chiaro, non è che dice noi vogliamo conquistare il mondo, no? Però è un'organizzazione militare che detiene armi nucleari. Ora, se l'Ucraina entra nella NATO, questo significherebbe, potrebbe significare, che i missili della NATO sarebbero molto vicini a centri nevralgici della Russia. Questo ovviamente non sta bene, non a Putin, questo non sta bene alla Russia, ai russi. Nessun popolo vuole i paesi, nessun popolo vuole i missili puntati contro di lui, tanto più se poi sono missili atomici, che quindi non risparmierebbero nessuno. Questo, prima considerazione. Voi immaginate che il Canada, a un certo punto, facciamo sì, un film di fantapolitica, il Canada a un certo punto si fosse alleato, volesse allearsi con la Russia ed entrare in una organizzazione, in un patto militare insieme alla Russia e che quindi poi la Russia a quel punto potesse mettere i propri missili nucleari sul confine canadese puntati su Washington, New York, San Francisco, eccetera. Secondo voi gli Stati Uniti che cosa farebbero? Aspetterebbero che il Canada entrasse nella Russia? Quindi stipulasse questo trattato di reciproca alleanza basata anche sulla forza atomica? Ma indubbiamente no. Invaderebbero subito il Canada, immediatamente, per impedirgli di fare questa cosa. Per questo vi dicevo prima, certe scelte non dipendono dal dittatore o dal presidente democratico che sta al comando, sono scelte che dipendono da una logica di sicurezza che attuano le superpotenze. Se al posto di Putin ci fosse stato Gorbaciov, sarebbe stata la stessa cosa. Tant'è vero che quando si sciolse l'Unione Sovietica, Gorbaciov si fece promettere dagli americani che non avrebbero inglobato nella NATO tutti quanti gli stati, diciamo, a ovest della Russia che facevano prima parte della o della Federazione Russa o del Patto di Varsavia. E gli americani dissero di sì, si impegnarono, solo che l'ingenuità di Gorbaciov fu di farli impegnare verbalmente. In seguito gli americani hanno fatto esattamente il contrario, hanno inglobato insieme agli europei, perché nella NATO poi almeno formalmente si decide all'unanimità, hanno inglobato tutti quanti questi paesi, salvo la Bielorussia e l'Ucraina. Quindi, diciamo, non c'è stato un rispetto dei patti che erano stati fatti, seppur verbalmente. Perché Gorbaciov non voleva che questi paesi entrassero nella NATO? Perché appunto la NATO è un'alleanza militare, che fino ad allora aveva svolto un ruolo soprattutto antirusso e che continua a svolgere ancora oggi. Allora, siccome poi si può pensare che alcune delle cose che dicono siano così delle mie opinioni, dettate da da mancanza di informazioni oppure da uno spirito a prioristicamente anti-americano e anti-NATO, voglio soltanto leggervi alcuni passi di un documento che è stato scritto dalla Rand Corporation. La Rand Corporation è una corporation di studi che comprende 1500 persone americana e ha scritto questa istituzione ha scritto un rapporto nel 2019 per l'esercito americano. Quindi nel 2019 stiamo parlando di 3 anni fa. Questo rapporto è stato commissionato
commissionato dall'esercito degli Stati Uniti. Allora, questi sono quindi 1500 teste pensanti che cercano di suggerire, in questo documento che ho qua, che cercano di suggerire al governo degli Stati Uniti le migliori strategie per sfibrare, per sfiancare, per indebolire, per logorare chi? La Russia. Questo nel 2019. Ora, è un documento non troppo lungo, ma non me lo leggo tutto perché non ci avremo il tempo, ma vi leggo soltanto alcuni passi che traduco dall'inglese. Allora, questi sono i suggerimenti su cosa fare contro la Russia. Qui si vede l'atteggiamento aggressivo di uno Stato nei confronti di un altro. Primo suggerimento, la Russia, dunque, espandere la produzione di energia da parte degli Stati Uniti, quindi produzione di petrolio, di gas, andrebbe a stressare l'economia della Russia, limitando il suo budget governativo e quindi per estensione la sua spesa militare. Perché se io produco più petrolio, più gas, scende il prezzo di questi combustibili, quindi scende a livello internazionale, scende anche a livello anche per la Russia, e quindi la Russia incassa di meno. Ma la Russia esporta soprattutto gas, quindi per la Russia il peso sarebbe molto maggiore di quello che sarebbe per gli Stati Uniti. Questo è un primo suggerimento, no, che davano. Ora sentite quest'altro. Imporre sanzioni commerciali e di tipo finanziario. Nel 2019 dobbiamo imporre sanzioni finanziarie e commerciali. Ciò anche andrebbe probabilmente a degradare l'economia russa, specialmente se tali sanzioni comprendono tante cose e sono multilaterali. Sì, multilaterali significa non fatte soltanto da noi, ma anche dagli altri, cioè dagli europei. Pertanto la loro efficacia dipende sulla volontà di altri paesi di unirsi a questo processo. No? Questo fare sanzioni, facendo sanzioni, si andrebbe, dunque, facendo sanzioni, ma le sanzioni, scusatemi, ma le sanzioni avrebbero dei costi che dipenderebbero dalla loro severità. È chiaro che le sanzioni danneggiano anche chi li fa, e noi siamo le prime vittime di queste sanzioni. Infatti, le sanzioni che sono state fatte alla Russia hanno danneggiato noi insieme alla Russia, meno gli americani, molto meno gli americani. E qui, incrementare la possibilità dell'Europa di importare gas da altri fornitori al posto della Russia. Ciò potrebbe estenuare, sfibrare la Russia e attenuare la dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia. L'Europa si sta muovendo in questa direzione, costruendo impianti di rigassificazione del gas liquido, e questo è quello che poi è successo. Era stato programmato nel 2019. Quindi dobbiamo arrivare a fare questo. A questo punto è chiaro che la guerra in Ucraina è servita non soltanto per indebolire la Russia, per sfibrare, come viene detto, tra l'altro per sfiancare, come von Clausewitz nel suo famoso trattato sulla guerra parla anche della strategia di sfiancare il nemico, no? Ma la guerra in Ucraina ha giustificato e ha portato, no, a un incremento sempre progressivo delle sanzioni e poi ha portato anche a volgere, diciamo, avvolgere l'Europa verso rifornimenti energetici di gas dagli Stati Uniti. Leggo soltanto l'ultimo punto, ma i punti sono tanti perché vedete che è un documento che contiene varie pagine. L'ultimo punto dice:
dare armi letali all'Ucraina. Questo sfrutterebbe il più grande punto di vulnerabilità esterna della Russia. Ma ciò dovrebbe essere attentamente calibrato per incrementare i costi che subirebbe la Russia per sostenere il suo impegno a esistere. E infatti, i russi hanno detto: non vogliamo un'Ucraina che appartenga alla NATO perché sentiamo minacciata la nostra possibilità di esistere. Quando si dice possibilità di esistere, si intende non soltanto la possibilità di essere cancellati con una guerra, ma significa anche di esistere come paese autonomo che può fare le sue scelte indipendentemente. Insomma, per quanto è possibile, dalla volontà altrui, perché quando tu sei minacciato troppo da vicino, poi anche le tue scelte vengono condizionate. Però qui si parla chiaro e tondo: dare armi letali all'Ucraina perché così noi possiamo incrementare il costo della Russia per sostenere il suo impegno a esistere. Poi aggiungono, dobbiamo stare attenti a non provocare un conflitto molto più vasto, perché che poi comunque la Russia per ragioni di prossimità avrebbe significativi vantaggi. Poi è stata fatta la guerra. Allora, qui abbiamo tutta quanta una serie, quindi, di suggerimenti, pagina dopo pagina, che prendono in considerazione anche ma cose di ogni tipo. Cose che alcune di queste delle altre cose poi sono alcune di queste so, che io ora vi elenco, ma solo alcune sono considerate non da seguire, cioè prese analizzate ma non molto promettenti, tipo incrementare il supporto ai ribelli siriani, promuovere una liberalizzazione in Bielorussia e poi rovesciare la trasnistria. Hanno considerato tutto, diminuire la fede nel sistema elettorale russo, poi incoraggiare le proteste interne alla Russia, minare l'immagine della Russia all'estero, no? E poi una serie di suggerimenti militari, di cui quello che viene visto più promettente è riposizionare i bombardieri strategici entro un facile raggio d'azione con i target strategici russi, i bombardieri strategici, sviluppo di armi tattiche nucleari, sviluppo e dispiegamento di armi tattiche nucleari in località europee e asiatiche. Questo potrebbe aumentare la paura della Russia, al punto da aumentare significativamente gli investimenti delle sue difese aeree. Loro vogliono, attraverso questo tipo di impegno militare, anche esaurire le possibilità economiche della Russia e via dicendo. Ora, questo documento che voi potete trovare su internet, che io non è che ho avuto da fonti segrete della RAND Corporation, quindi la dice lunga su ciò che è successo prima della guerra in Ucraina. Allora, la Russia aveva detto più volte, aveva detto c'è una linea rossa, non superate quella linea, non superatela, non superatela. Però questo purtroppo non è successo e adesso l'Ucraina si trova impelagata in questa guerra facendo quella che gli specialisti di geopolitica chiamano guerra per procura. Il popolo ucraino si è trovato a fare una guerra per conto degli americani che, come ben sapete, non vogliono che nemmeno ci sia un morto americano, no? Perché si ricordano bene di cosa significava quando, già ai tempi della guerra del Vietnam, e anche dopo, con altre guerre, ma soprattutto con quelle del Vietnam, venivano queste bare, no? Dei soldati americani e l'impatto che avevano sulla popolazione. Per cui hanno trovato un popolo che fa la guerra per loro.
un leader che è Zelensky, che fondamentalmente esegue quello che i loro piani, che si fa da mediatore fra i piani americani diciamo, e questa situazione e questa guerra alla Russia. Ora, la guerra alla Russia è complessa, la guerra tra Russia e Ucraina, io dico guerra alla Russia perché è nata proprio perché doveva la Russia essere coinvolta in questa guerra. Se non l'avesse fatto, l'Ucraina sarebbe entrata nella NATO, per cui la Russia è stata messa in una condizione tale per cui ogni scelta sarebbe stata negativa per la Russia. Ogni scelta, perché se non faceva nulla, l'Ucraina entrava nella NATO con annessi e connessi. Tra l'altro, l'Ucraina è un paese che ha contese territoriali con la Russia e la NATO prevede che se un paese ha scontri militari con un altro paese, la NATO nel suo insieme interviene. Far entrare nella NATO un paese che ha contese territoriali, cioè il Donbass e la Crimea, era quindi estremamente pericoloso. Quindi o la Russia accettava la NATO alle porte oppure la Russia invadeva l'Ucraina. E in entrambi i casi sarebbe stata una scelta negativa per la Russia. Però, come dire, quello che bisogna ricordare è che prima che la Russia invadesse l'Ucraina, l'Ucraina e la NATO hanno invaso lo spazio di sicurezza della Russia. Se tu invadi lo spazio di sicurezza di un altro paese, l'altro paese è spinto a prendere delle contromisure. Quando le contromisure diplomatiche non sono sufficienti, le contromisure diventano militari. Quindi questo per chiarire questo aspetto della guerra in Ucraina, che a mio parere noi dovremmo giudicare senza pregiudizi ideologici. Ma né pregiudizi ideologici, come dire, pregiudizi anti-americani, ma nemmeno pregiudizi ideologici fomentati dalla propaganda anti-russi. Dovremmo cercare di ragionare come menti pensanti, il più serenamente possibile. Ora, quindi è stato detto che la guerra dell'Ucraina con la Russia era giusta perché l'Ucraina doveva mantenere la propria indipendenza e non essere sopraffatta dal dominio russo. È stato detto che la Russia avrebbe voluto conquistare tutta l'Ucraina e dove l'Ucraina avrebbe conquistato anche gli altri paesi che stavano a ovest dell'Ucraina. Questa è un'assurdità perché affinché la Russia potesse minare a un progetto del genere avrebbe dovuto avere una potenza economica e militare, ma in senso convenzionale, molto più grande di quella che si può permettere, tant'è che si vede che è in difficoltà anche con l'Ucraina. Ma siccome i russi non sono stupidi, lo sapevano anche prima, non era quella evidentemente l'intenzione, no? L'intenzione era quella di bloccare l'entrata dell'Ucraina nella NATO. E devo dire che da questo punto di vista probabilmente ci sono riusciti. Perché far entrare nella NATO un paese che è in guerra con la Russia diventa un po' più problematico che farla entrare quando invece in guerra non ci stava. Quindi, queste considerazioni. Ora dobbiamo andare avanti però, perché tra le giustificazioni di questo è stato anche detto che l'Ucraina è un paese democratico e quindi che questa guerra dell'Ucraina con la Russia è un paese della democrazia contro la dittatura. Indubbiamente la situazione democratica in Russia non è una situazione, come dire, desiderabile. Noi sappiamo benissimo cos'è il regime russo, sappiamo benissimo che non è un regime democratico. Però è per questo democratica l'Ucraina? Io vi riporto alcuni dati. Dunque, in Ucraina c'era un partito comunista, che era il Partito Comunista d'Ucraina, che alle elezioni del 2012 aveva preso il 12%. Nel 2014, subito dopo il colpo di Stato fomentato sempre dagli Stati Uniti, questo partito è stato messo fuori legge.
C'è stato messo fuori legge un partito che prendeva il 12% dei consensi. Ma è democratico questo? Ma sarebbe stato democratico se lo Stato italiano, se un governo italiano avesse messo fuori legge il Partito Comunista Italiano? Tutti quanti gli edifici e i fondi sono stati sequestrati e questa cosa è stata confermata nel 2002. Quindi nuovamente e definitivamente messo al bando il Partito Comunista d'Ucraina. Dopodiché, non contenti di ciò, il governo Zelensky ha messo fuori legge i seguenti partiti. Il Partito per la Vita, sono tutti quanti partiti che hanno partiti di opposizione, messi fuori legge. Partito per la Vita, Unione Pan-Ucraina, Patria, Blocco d'Opposizione. Partito di Shari, opposizione di sinistra, Unione delle Forze di Sinistra, Partito Socialista Progressista Ucraino, Partito Socialista dell'Ucraina, Socialisti, Blocco Validimir Saldo e Blocco Validimir Saldo. Cioè sono stati messi in fuori legge altri 10 partiti, col Partito Comunista 11 partiti, fuori legge. È rimasto come unico partito d'opposizione il partito di estrema destra Svoboda, che quindi è un partito sì di opposizione, ma che appartiene fondamentalmente a quel tipo di schieramento. Come se ciò non bastasse, sapete già che il battaglione Azov, che è questo, diciamo, questa forza militare nazista, è stato integrato nella Guardia Nazionale Ucraina, quindi integrato ufficialmente all'interno della Guardia Nazionale, e vale la pena di ricordare che il famigerato battaglione Azov non è la sola formazione nazista che c'è in Ucraina, ma ci sono anche Haidar, Donbass, Dnieper 1, Dnieper 2 e queste formazioni sono finanziate da un oligarca che si chiama Kolomoiskij, che è il presidente della maggiore banca ucraina, la Privat Bank, proprietario dell'emittente televisiva 1 più 1, che ha trasmesso, indovinate un po', quale programma a puntate, quale serie televisiva? Servitore del popolo, in cui Zelensky interpretava la parte di presidente dell'Ucraina. Libertà d'espressione? Il governo ha privato delle licenze di trasmissione tre canali televisivi chiusi e poi ha fatto chiudere un giornale che si chiamava Kiev Post. Ora, questo per quanto riguarda, diciamo, anche la democrazia dello Stato ucraino. Considerate che oltre agli interventi fatti direttamente dallo Stato ucraino, tutte queste bande naziste hanno potuto muoversi con estrema libertà terrorizzando tutti quanti i dissidenti. Purtroppo a noi fanno vedere gli ucraini come un blocco unico, tutti quanti uniti intorno a Zelensky, ma io francamente nutro qualche dubbio che le cose siano così, anche in conseguenza delle conseguenze che sono nate a seguito di questa scelta di provocare la Russia. Perché le conseguenze quali sono? Abbiamo 6 milioni di cittadini ucraini che sono fuggiti dal paese, più di 8 sono sfollati dentro i confini del paese. Se non c'è decine di migliaia di morti e ancora di più quelli gravemente feriti. L'economia è al totale sfascio. Quando la ricostruzione avverrà, avverrà grazie a un debito spaventoso che dovrà contrarre l'Ucraina, che quindi diventerà dipendente dai creditori. E il funzionamento attuale dell'Ucraina si basa soltanto sugli aiuti esterni, perché se no l'Ucraina è già in default. Questo ti mette in gioco l'etica della responsabilità. Cioè, è responsabile un governo che porta la propria nazione a questa catastrofe?
sarebbe stato irresponsabile anche se i motivi fossero stati giusti. E i motivi non sono giusti perché si è andati a provocare uno stato confinante. Ma perché l'Ucraina non poteva essere neutrale? Non c'erano motivi per cui non potesse esserlo. La Russia non ha interesse a invadere l'Ucraina, c'è stata costretta, l'ha fatta quando l'hanno costretta. La Russia infatti ha avuto tutto da perdere da questa invasione dell'Ucraina. Allora, quello che voglio dire è che in questo caso, come dicevo, no, una guerra del genere non è giustificata né in termini di principi, e nemmeno tanto meno in termini di responsabilità. Dei leader responsabili non portano il proprio paese verso questa catastrofe. Ma purtroppo poi l'etica di responsabilità ci porta a parlare anche di altre conseguenze, perché ci sono conseguenze che riguardano non soltanto l'Ucraina, ma riguardano anche noi. La prima è che a seguito dell'aumento del prezzo del gas, noi abbiamo un'inflazione a due cifre che non c'era da decenni, e l'inflazione così elevata colpisce anzitutto i ceti più bassi, colpisce i pensionati, colpisce le persone che hanno uno stipendio che non possono compensare con aumenti facili. Quindi colpisce soprattutto i poveri della nostra nazione. La seconda conseguenza consiste nel fatto che la battaglia per la vera battaglia che andava condotta, che andrebbe condotta, quella contro il riscaldamento climatico, adesso è passata in secondo ordine. Si riparla nuovamente di carbone, per non parlare poi anche della rivalutazione delle centrali nucleari, che in quel caso non è quella la responsabile. La causa del riscaldamento globale, ma è causa di un inquinamento della nostra terra e che durerà per migliaia di anni e che non sapremo come potranno gestire le future generazioni. E poi c'è una terza conseguenza possibile. Purtroppo, diciamo, questi insipienti, per usare un eufemismo, dei governanti dell'Europa si sono accodati a questa volontà degli Stati Uniti e non soltanto esponendo l'Europa a queste conseguenze economiche della guerra, ma esponendo l'Europa a una conseguenza molto più grave, cioè quella di una guerra, di una terza guerra mondiale. Voi avete visto come Zelensky non ha nessuno scrupolo a volere la terza guerra mondiale, l'ha ripetuto tante volte, che vuole il coinvolgimento diretto della NATO, che inevitabilmente avrebbe portato a una terza guerra mondiale. Ha detto anche tanto la terza guerra mondiale già c'è, no? Quindi, come dire, venite. Ma una terza guerra mondiale, che non è da escludere, potrebbe diventare una guerra atomica e quindi potrebbe avere quella che sarete chiamata Euroshima. Dopo Hiroshima rischieremo di avere Euroshima. E devo dire che poi la NATO, visto da chi è guidata, da uno che si chiama Stoltenberg, forse il nome non è del tutto casuale, rischia di condurci effettivamente verso questa Hiroshima. Ora, sappiamo benissimo che né i russi né gli americani vogliono la guerra atomica. Però, quando si comincia una guerra, si sa come si comincia, non si sa bene mai come si finisce, soprattutto una guerra fra superpotenze. Lo diceva anche proprio von Clausewitz, il teorico della guerra tedesco, è qualche cosa in cui la fortuna, la casualità gioca
l'imprevedibile gioca un grande ruolo, un grandissimo ruolo. Sia gli americani che i russi che i cinesi hanno degli studiosi che fanno war games, cioè vanno a vedere quali possono essere gli sviluppi di escalation belliche fra le superpotenze. Vanno a vedere questi possibili sviluppi. Questi possibili sviluppi diversi si concludono con una guerra atomica. Una guerra atomica che nasce come esito non voluto, non programmato, ma per processi che possono sfuggire di mano. Vi faccio soltanto un esempio. In una guerra, diciamo come queste, tra superpotenze, prima di ricorrere all'atomica, si ricorrerebbe a delle cyber armi. Quindi una guerra cibernetica a che cosa mira? Mira a accecare in qualche modo l'avversario, no? A distruggere le sue capacità di comunicazione. Quando uno Stato in guerra non sa più bene come vedere e come trasmettere le proprie comunicazioni, vedere il quadro della situazione e trasmettere le comunicazioni che possono affrontare il nemico, può essere tentato a dare il colpo per primo. Quindi queste cose sono state studiate e quindi sappiamo che una guerra atomica può nascere al di là delle intenzioni iniziali, non per errore nel senso che uno per sbaglio spinge il bottone rosso, ma per un'escalation in cui si ha paura che lo faccia prima l'altro o che l'altro lo stia per fare. Queste sono cose che sono state studiate sia dai team americani che dai team russi che dai team cinesi. Allora, se vogliamo essere saggi, dobbiamo evitare questo tipo di guerre. Noi dobbiamo fermarci prima. Purtroppo l'Italia non sta svolgendo un ruolo diplomatico, come non lo stanno svolgendo nemmeno gli altri paesi europei, e purtroppo, anzi, stiamo rincarando la dose pensando di poter vincere militarmente la Russia, cosa che non avverrà, perché la Russia non accetterà mai di vincere, scusate, non accetterà mai di perdere. E pertanto andiamo avanti prolungando una guerra che ha tutti questi pericoli. Considerate un'altra cosa, il prossimo nemico che si profila all'orizzonte dell'Occidente è la Cina, soprattutto degli Stati Uniti. Per cui fra un po' di tempo vedrete che cominceranno delle tensioni nel Mar Cinese Mediterraneo, del Mar Cinese Meridionale. Queste tensioni nel Mar Cinese Meridionale potrebbero portare a una guerra tra Stati Uniti e Cina. Non è un fatto fantascientifico. Diversi analisti mondiali del più alto calibro stanno temendo e prevedendo questo tipo di esito del conflitto che si sta maturando tra Stati Uniti e Cina. È un conflitto che nasce perché la Cina diventa sempre più forte dal punto di vista economico e pertanto può diventare sempre più forte dal punto di vista militare. E gli Stati Uniti non accettano di poter recedere dalle posizioni che avevano prima. Se la Cina non rinuncia a un ruolo internazionale commisurato alla potenza attuale e gli Stati Uniti non rinunciano alle posizioni già acquisite, l'unica soluzione è la guerra. Speriamo che ciò non accada. Però nel frattempo noi che cosa facciamo? Noi, per esempio, qui in Italia, come cittadini italiani, cosa possiamo fare? Io credo che le cose da fare sono due. La prima è quella di avviare tutte quante le azioni diplomatiche che possono portare a un colloquio con i russi, a favorire colloqui fra russi e ucraini e americani.
e pertanto diciamo, a puntare almeno per il momento a un cessate il fuoco, per poi arrivare a un armistizio e a una pace che naturalmente non potrà essere quella del ritiro diciamo, incondizionato della Russia dai terreni russofoni del Donbass e della Crimea. Tra l'altro, voi sapete che un'altra responsabilità del governo ucraino è stato quello di proibire il russo nelle scuole, in zone dove il russo è la lingua nettamente prevalente, no? Allora, visto e considerato che noi diamo la possibilità agli altoatesini di parlare tedesco nelle scuole, dobbiamo anche dire che non possiamo che condannare fermamente il fatto che il governo ucraino vieti il russo in scuole dove la maggior parte della popolazione è russa. Quindi la prima cosa da fare è avviare questo programma di incontri diplomatici che mirino a frenare questa guerra. La seconda cosa da fare è smetterla di fare sanzioni alla Russia. Le sanzioni alla Russia sono un atto ostile che danneggiano la Russia come danneggiano noi. Queste sanzioni stanno danneggiando noi come la Russia. C'è un libro molto bello che scrisse John Maynard Keynes, che sono Le conseguenze economiche della pace. Lui l'ha scritto, è un economista, uno dei più grandi economisti del Novecento, l'ha scritto nel 1919. Allora vennero fatte sanzioni contro la Russia, che quindi venne i governi contro la Russia perché in Russia c'era stata la rivoluzione, era andato al potere il Partito Comunista. E queste sanzioni vennero fatte per il grano, perché la Russia era il più grande esportatore di grano, quindi per boicottare l'economia della Russia vennero bloccate le importazioni di grano dalla Russia. Ma questo creò grandi problemi, non soltanto ai russi, ma pure agli europei e soprattutto alle fasce più povere della popolazione europea. E infatti Keynes, che faceva parte diciamo, del gruppo inglese alle trattative di Versailles, che criticò l'esito di quelle trattative, che poi divennero, la pace di Versailles divenne la premessa per la Seconda Guerra Mondiale, perché fu profondamente ingiusta nei confronti della Germania. Ebbene, Keynes dice: basta con queste, ed era la Russia bolscevica, di Lenin, disse: basta con queste sanzioni, dobbiamo porre fine a queste sanzioni. Queste sanzioni danneggiano tutti, no? E poi dopo alle sanzioni si pose fine, ma tanto valeva porre fine prima, si pose fine senza che la Russia fosse, come dire, si fosse omologata agli altri paesi, politicamente agli altri paesi dell'Europa o agli Stati Uniti. Ora, questo problema delle sanzioni questo è un problema molto grande. Le sanzioni danneggiano noi come danneggiano, abbiamo detto, i russi, soprattutto perché aumentano l'inflazione. Questo ci spiega anche, però vi ricordate quello che ho detto prima della Rand Corporation, no? Cioè fare in modo che gli europei facciano sanzioni contro la Russia, perché dobbiamo indebolire la Russia, scritto nel 2019. Ma questo ci porta a pensare un'altra cosa, che probabilmente questa guerra che è stata scatenata tra Ucraina e Russia ha di mira un altro obiettivo, un altro avversario. L'altro avversario è la Germania. Cioè, quello che noi possiamo pensare, visto le gravi conseguenze che tutta questa guerra ha avuto sull'economia dell'Europa e anzitutto su quella tedesca, è che gli Stati Uniti abbiano cercato in questo modo di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, un colpo alla Russia, ma un colpo anche alla Germania. Perché? Perché la Germania era il più grande interlocutore economico della Russia. La Germania ha bisogno del gas russo, la Russia ha bisogno dei prodotti tecnologici tedeschi. E questo tipo di collaborazione si stava sviluppando da tempo, no? La Merkel si era spesa molto
per portare avanti questo tipo di discorso. Ora, qui si propone un problema analogo a quello che gli Stati Uniti hanno con la Cina. Siccome gli Stati Uniti sono un paese di egemonia regionale in tutto il continente americano, perché lì non si può avvicinare nessuno, fin dalla dottrina Monroe, e poi tendono ad avere un'egemonia totale. Qualsiasi paese che può minacciare questa forma di imperialismo va frenato nella loro logica. Quello che probabilmente si tende a frenare, e dai fatti sembra abbastanza chiaro, è proprio questo asse tedesco-russo, perché in prospettiva avrebbe potuto portare allo sviluppo di una cooperazione, di un rapporto privilegiato sempre più tra Germania e Russia, che avrebbe potuto mettere in crisi, in forse, l'egemonia americana. Questo è un dubbio, quantomeno un dubbio che dobbiamo avere, un'ipotesi che dobbiamo fare, però ricordiamoci di una cosa, un fatto è certo, il gasdotto che portava il gas dalla Russia alla Germania è stato fatto esplodere. L'esplosione di questo gasdotto non può essere stata fatta dai russi, ovviamente, no? Perché era nel loro interesse averlo. Da chi è stata fatta? Noi sappiamo che il sottosegretario di Biden, una signora che ora non ricordo il nome, vediamo qui. Non ce l'ho scritto, però ecco sì, la signora Victoria Nuland ha detto letteralmente, poco tempo fa, in un modo o nell'altro, il Nord Stream 2 non andrà avanti. Perché? Il Nord Stream 2 chiaramente porta il gas dalla Russia alla Germania. Questo asse commerciale, economico, Russia-Germania non ci deve essere. È stato fatto saltare in aria. Quindi abbiamo anche azioni militari contro la collaborazione fra Europa e Russia. E questo appunto è un fatto, perché finché l'aveva detto, si poteva dubitare che l'avessero fatto, ma poi il gasdotto è stato reso inutilizzabile. Quindi, ecco, a partire da un'etica della convinzione e un'etica della responsabilità, quando ci troviamo di fronte alla guerra, dobbiamo vedere sia se i fini sono buoni e analizzarli criticamente, con un pensiero critico nostro, e al tempo stesso vedere anche questi stessi fenomeni con un'etica della responsabilità, cioè un'etica che va a valutare le conseguenze delle scelte di guerra. Ok, io sono a questo punto arrivato a una conclusione e vi ringrazio di avermi seguito e poi ci vedremo la prossima lezione con un nuovo argomento e spero che la trattazione che ho fatto sia stata per voi interessante. Quindi ora possiamo andare a chiudere e vi saluto tutti quanti. Buona serata.